Parte 2 dedicata allo Stan Yamaha con Motor Times e Paolo Vino, che è stato appena cazziato da una signorina targata Yamaha. Spettacolo, è tutto registrato, sì, sei in nostra mano. Ogni tanto vengono a vedere il negozio, controllano, casino, via via. Sì, sì, è tutto a posto. A parte abbigliamento, mi sembra di aver capito. Sì, negozio gadget. Va bene. Allora Paolo, novità molto sono tante, vai. Allora, partiamo da quello che c'è di consolidato, che sì, è la gamma Tracer. Non ci sono novità per il 2024. Rimangono invariate 367 standard e GT, Tracer 9 con i tre modelli 9, GT e GT Plus, e rimangono tutte quelle che ci sono. Le colorazioni sono rimaste ancora quelle, la Power Grey della GT Plus sulla quella pedale. Non l'ho mai vista, però quella GT Plus, quella colorazione di Leo, sai perché non l'hai mai vista? Perché praticamente ne sono arrivate come arrivava. Beh, la consegniamo. Sì, bella quel di colore, quella di quella è il modello con l'elettronica di ultima generazione, il TFT da 7 pollici, con ovviamente il navigation system Garmin e il radar, cruise control con il radar. Quindi praticamente una moto assolutamente completissima, che è stata anche la moto più richiesta da noi quest'anno 2023. Quindi il grande display, con una moto veramente indovinata ed azzeccata per viaggiare, per fare del tutto. Stessa elettronica, stesso comparto elettronico, ce l'ha la Nike GT, che giusto per chiudere il segmento sport touring, Nike GT ha lo stesso display della stessa elettronica della GT Plus, ed è una moto che ha acquisito la sua nicchia, la sua clientela, persone che quando vanno su questa moto qua, io sto vedendo che vogliono andare solo su questa moto qua e non vogliono tornare su moto altro. Tradizionale. Sì, soprattutto perché è una moto che quelli che vogliono usarla anche tutto l'inverno, lo fai con una sicurezza assolutamente differente. Bene. Quindi andiamo sullo Sport Heritage Pasc, perché qui c'è una bellissima novità. Queste sono le piccoline, XSR, sì? 125, fanno Legacy modello normale, XSR 700 nuove colorazioni, XSR 900 nuova colorazione, no, XSR quella, 700 Legacy. Scusami, ci sto già bruciando. E poi XSR questa è una roba. 900 GP. Praticamente questa moto è stata, ha preso l'XSR 900, diciamo normale, l'hanno abbassata nella guida la parte anteriore, montando un cupolone stile moto Wendy Wayne. Chiaramente a me viene in mente, sì, a te ci hanno corso in tanti con queste, sì, colorazioni. Era il team di che aveva, sì, insomma, che c'era Roberts come team manager, sì, sì, prima ancora fosse Agostini. Infatti stavo dicendo il Mino, però esatto, bella, sì, sì. No, e motore è dell'MT09, 3 cilindri 8,90, hanno montato un display TFT anche su questa con un minimo di connettività da 5 pollici, e la colorazione secondo me che proprio qui se non hai la connettività non la puoi prendere, cioè questa nasce per la connettività, giusto? Assolutamente. Uno vuole la connettività, no, perché ti deve arrivare il messaggio, stai godendo il like che ti hanno fatto su Instagram. No, è pazzesca. E più o meno cosa costerà questa moto? Hai un'idea? Dovrebbe essere intorno ai 13 e mezzo, dovrebbe essere intorno. Questa però è una versione accessoriata che ha, okay, scarico a Krapovic, la carina. No, questa è una libera. Questa qui è la versione standard, standard nel senso senza la carina completa, lo scarico a Krapovic. Che e stupenda! Questa, sì, sì, è bello rivedere. Mamma mia! Cose. Anche il farettino così davanti, fatto proprio in maniera... Sì. Molto bella. Qui c'è una versione, bella, diciamo, prototipo da gara, la DB40. E direi, sì, ma quella colorazione là, cioè no, io pagherei extra solo per avere quella colorazione. Le batte tutte, assolutamente sì. E poi, adesso dallo Sport Heritage passiamo all'Hyper Naked. Hyper Naked c'è l'MT10 che rimane invariata con il modello standard SP, MT07 idem rimane invariata per il prossimo anno. Ci sono delle nuove piccole modifiche grafiche sulle colorazioni, ma quello che c'è di nuovo completamente è l'MT09 che vediamo su questa pedana. MT09 hanno cambiato completamente la linea, il faro davanti, sono stati veramente originali, quello che dicevamo prima. Sì, che manca ad altri marchi. Loro veramente cercano di differenziarsi, di scostarsi dal classico Japan style. Qua hanno fatto qualcosa di diverso, ricorda un po'
la mascherina di Iron Man davanti. È vero. Comunque questa moto tecnicamente identica al 23, perché il motore telaio è rimasto invariato. Hanno cambiato la parte estetica e hanno aggiunto anche qui una strumentazione completa di navigatore sempre e connettività, quindi cosa che mancava, quindi la possibilità di avere, sai, che vista in alto mi sembra ancora più compatta, mi sembra piccolissima, eh? Guarda, cioè dire che è un 900 è infatti sì, sembra veramente una cilindrata assolutamente più piccola. Bella, anche questa è disponibile già da primavera, da no? Febbraio-marzo, okay, arriveranno le consegne. E poi c'è la versione SP, sempre della MT-09, che ovviamente ha in più tutta una serie di accessori performanti, tipo le sospensioni, il monoammortizzatore dell'Hollins. Hanno poi messo la pompa Brembo radiale, quindi diciamo che è un po' una moto fatta per avere un po' più di prestazioni di guida, non tanto di motore, perché siamo a 120 cavalli con una moto che non arriva a 190 kg. Ed è giusto così e basta. Assolutamente. Però c'è un'elettronica eccezionale. No, no, certo, dico, ma di più non avrebbe senso. Sì, sì. Dove ci spingiamo? Ah, guarda, vabbè, mi era caduto l'occhio, giusto, facciamo vedere che c'è l'R1 test, l'R1 test di Johnny Ray, che è già qua, arrivata direttamente da Jerez. E poi quella di... è di, del Locatelli o... Toprak, ormai è andato, ci siamo. E poi la M1 che tanto ha fatto tribulare Quartararo, però alla fine, come dico sempre, tra luglio e agosto sono due mesi che ha fatto caldo, c'è poco da fare. Anche lui, giustamente, poi sai, la testa fondamentale. Direi che le non novità, sbaglio l'R1 lo diamo volentieri. Dobbiamo finire su questa zona qui, perché per R1 hanno fatto nuove colorazioni, sia la M che l'R1 normali, hanno aggiunto dei profilini con quell'azzurro che quest'anno hanno messo un po' su tutte le moto, diciamo, sport proprio di Yamaha, con anche i cross, che mi piacerebbe far vedere perché, hanno fatto la nuova YZ250F completamente rinnovata. E poi hanno fatto questa colorazione che celebra i 40 anni di YZ, infatti è molto anni 90, fine anni 80, bellissima, e l'hanno fatta sia per il 2,5 che per il 4,5 che c'è qua dietro, sono qua dietro, e la nuova VR450 che è qua presentata, che anche lei l'hanno rifatta con la nuovo motore completamente rifatto sul 450 che c'era sul Cross nel 2000, modello 2023, l'hanno fatta anche per il VR. Questa qua infatti era già ordinata per me. Ok, la volevo far vedere. Bravo. Andiamo a vedere le bike anche, perché stavi dimenticando, ma il balletto col caschetto da biciclista ti ha fatto ricordare. Poi Pasqua, giusto sempre per far ricordare che Yamaha ci tiene anche i bambini, c'è sempre il PV, il cinquantino, le prime armi. E poi sempre per far sapere al mondo che Yamaha fa anche altro, sono i quad agricoli, le golf car elettriche e moto d'acqua. Questa è fantastica. Bella. 1.9 turbo. Wow. Questa qua è il Balli, devi dargli la Balli. Al Balli devi procurargliene una. Sì, sì. Balli è una moto d'acqua, ne avrà 50. Comunque per chiudere... E bike? Per chiudere finiamo su questa nuova sfida che Yamaha sta portando avanti da ormai un anno, una stagione, è arrivata con la gamma di e-bike nuove e con tre modelli, modello gravel o comunque molto simile a bici da corsa se si montano dei pneumatici stradali, modello front che è una, diciamo, city bike da tutti i giorni, e la biammortizzata che fanno in due modelli, la versione anniversario che è per il 2024, questa colorazione argento molto bella. E posso dire che queste biciclette, queste bike, io ho avuto il piacere di usarla quest'estate, sono veramente, contrariamente a quello che si possa pensare, una figata. Una figata, vero, vero. Assolutamente. Vero. Perché ti permettono di fare fatica e non fare fatica in base a quello che vuoi fare. Esatto. E puoi fare dei tragitti magari più lunghi di quelli che la tua gamba ti permetterebbe, se non sei una... Ma soprattutto le salite ti aiutano, perché sul piano puoi non usare il motore. È vero. E hanno una scorrevolezza eccezionale, viaggia a 18-20 all'ora senza motore.
poi dopo quando arriva la salita vuoi andare su, ti fai aiutare un po'. Bene, senti, i prezzi sono accessibili o no? Assolutamente, perché... si parte dai 2500 euro, ok, della modello City Bike, al 4600, 4700 della versione Silver, la più bella, diciamo. Ok, che non sono pochi, però sono sicuramente una cifra più razionale rispetto a delle cifre, Paolo, io stiamo parlando di una, un motore Yamaha, un motore di assoluta avanguardia, ed è uno montato tantissimo anche da altre case che fanno biciclette da sempre, perché è uno dei motori più affidabili e anche dei motori con che fa, consuma meno, ha più spunto e più efficiente. Comunque poi, per chiudere sempre il mondo delle e-bike, c'è il Booster Easy. Booster Easy che fanno in due versioni, e-bike, quindi massimo 25 all'ora, e la S-Pedelec, praticamente omologato tipo motorino, cinquantino, okay, con la velocità di 45 km orari. Okay. E questo diventa interessante perché comunque è molto piccolo, leggero, e permette di essere di non puoi usarlo in pista ciclabile, perché... giustamente, dai, è un motorino, per cui... esattamente, ecco, per la città questa è una di quelle cose elettriche che io poi con guarda il tubo, vedi come è fatto il tubo, molto basso, permette di salire e scendere comodamente senza fare un movimento anche scomodo, quindi anche per persone di anche una certa età che vogliono avere un mezzo da poter usare comodo, è secondo me veramente preciso. Sì, siamo come cifre all'intorno dei 3.000 euro. Va bene, Paolino, allora l'appuntamento è in Motor Times, saranno a Legnano, per cui appena arriveranno le novità e avrei voglia di farmele provare sono lì con te, fianco a fianco. Hai notato che Pasqua ha tirato una lumata? No, alla signorina, io lo conosco, minchia, come le mie tasse. Faceva finta di guardare la telecamera, però ha tirato un lumone così. Che se lo vedesse la moglie Loredana, te lo dico io dove lo porta. Beh, ma ci segue? Assolutamente sì, ma intanto glielo segnalo io che ha fatto questo, che ha fatto questa cosa. Allora appuntamento. Buongiorno. No, scusa, no, sei tranquillo, ma fa niente, ti saluto volentieri mentre registriamo. Buon lavoro. Ciao. A presto. Ci vediamo da te. Ma sarò a Legnano, vedete voi. Però la russa non ti ha salutato, no. Non è stato carino. No, zero. Beh sì, strano. Ho fatto un cazzo. Ciao, alla prossima!